Radio Radicale, chiamo con Alfredo Bazzoli, capogruppo del PD in Commissione Giustizia alla Camera, per parlare dell'iniziativa non violenta di Rita Bernardini che è ricominciata lo scorso 6 gennaio dopo che era iniziato il dialogo col Presidente del Consiglio sulla situazione nelle carceri. Allora, la Bernardini dice che non è stato fatto nulla e oggi c'è Salvatore Buzzi che si unisce all'iniziativa di Rita Bernardini denunciando la grave situazione nelle carceri italiane, chiedendo un allungamento della liberazione anticipata da 90 a 150 giorni e di bloccare l'assunzione di personale per portare in carcere nuove persone in applicazione delle sentenze in giudicato. Allora, che cosa ne pensa? Ma certamente la situazione è delicata, anche se, almeno stando a quel che dice il ministro, è ancora sotto controllo. Io devo dire che ho molta fiducia nei vertici del DAP che sta monitorando e gestendo la situazione. Lo sciopero della fame di Rita Bernardini certamente segnala un problema, ma mi pare che al momento il governo stia cercando di tenere monitorata la situazione che, almeno stando a quanto dice il ministro, sembra ancora in una condizione di gestione non emergenziale. Penso che il problema sia molto più complesso, peraltro, di questa fase di emergenza. Io penso che il tema carcere sia un tema che vada affrontato anche al di là e oltre questa fase di emergenza. Riprendendo un po' in mano la questione, anche e io spero che questa sarà una iniziativa che il Partito Democratico, se questa legislatura sarà destinata a proseguire, spero che prenderà in tempi rapidi, di ripresentare una iniziativa che riprende in mano la proposta di riforma che era arrivata dagli stati generali dell'esecuzione penale del ministro Orlando, che era stata affossata all'inizio di legislatura, perché quella sarebbe la risposta più seria e strutturale al problema del sovraffollamento e delle condizioni dei carcerati oggi nei nostri penitenziari. Ecco, trovo singolare che non si stia trovando una soluzione anche in vista del recovery plan che prevede anche la presentazione di progetti su questo. Allora, un po' di progetti sono già in itinere, devo dire che purtroppo sono, insomma, la burocrazia è molto lenta anche nel dare spazio e corpo e far proseguire e andare avanti i progetti di riqualificazione e ristrutturazione dei penitenziari esistenti. Io ho in mente il carcere di Brescia per il quale sono stati stanziati, mi pare, 5 anni fa 15 milioni di euro e ancora non c'è il progetto esecutivo, quindi questo è per dare un'idea dei tempi purtroppo della burocrazia nel nostro paese. Io penso però che il tema vada affrontato, come dicevo prima, in maniera un pochino più strutturale, non solo attraverso una riqualificazione dei penitenziari, ma anche e soprattutto dando una decisa implementazione alle misure alternative al carcere, cosa che era contenuta nella riforma di Orlando, che è stata invece affossata inizio legislatura, e io penso che invece da lì bisogna ricominciare perché quella è la strada maestra per risolvere anche la condizione dei carcerati oggi nel nostro paese. Ho capito. Lei pensa che decongestionare almeno per il momento le carceri possa essere una soluzione in attesa che arrivi anche il turno nelle carceri per le vaccinazioni? Io penso che una soluzione anche in quella direzione per gestire l'emergenza sia auspicabile. Noi l'abbiamo sempre detto, anche quando si è discusso dei provvedimenti emergenziali che riguardavano le carceri, noi siamo sempre stati in prima linea per cercare di deflazionare il più possibile le strutture penitenziarie per evitare ovviamente quello che poi si è un po' verificato, cioè che ci fossero contagi in carcere. Nella prima fase della pandemia devo dire che la deflazione è stata piuttosto significativa perché almeno il 10% della popolazione penitenziaria era diminuita, insomma, nel 10% la popolazione penitenziaria. Adesso invece i numeri sono ancora piuttosto significativi. Penso che si possa e si debba forse ragionare su qualche misura ulteriore che consenta di ridurre un po' la pressione, almeno in questa fase emergenziale, che non sappiamo tra l'altro quanto durerà ancora, perché purtroppo le condizioni attuali non sono, insomma, non autorizzano grandi speranze di prospettive a breve buone e positive.
Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre. Ringrazio l'onorevole Bazzoli, capogruppo in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del PD. Grazie.